Bene, dopo aver visto il teorema dell'area, il teorema dei seni e il teorema delle cosine di Carnot, vediamo l'ultimo dei teoremi che formano la trigonometria, cioè l'applicazione della trigonometria alla risoluzione del triangolo. Il teorema della corda. Per introdurlo utilizzo, spero che si veda, GeoGebra. Un'applicazione che penso, spero, conosciate tutti. Proviamo a tracciare un cerchio. Immaginate di avere una circonferenza e di prendere due punti qualsiasi sulla circonferenza. Qui c'è già segnato B, teniamo questo C. Ecco. Per corda si intende il segmento che congiunge due punti qualunque sulla circonferenza. Quando la corda attraversa il centro si prende il nome di diametro, quindi la corda è il diametro della corda di lunghezza massima. Immaginate adesso di costruire un altro punto, sempre sulla circonferenza, mettiamo per esempio in questa posizione, e costruiamo il triangolo DCB. Quindi creiamo questi, scusate, andiamo a costruire il segmento di C e di B. E misuriamo l'angolo CB, CD e D. Non so se riuscite a vederlo, qui per esempio misura 37,17 gradi. Domanda. Se spostassi meglio, il punto D in punti diversi della circonferenza, la corda BC rimane ovviamente la stessa, cambiano sia i lati CD che i lati DB. L'angolo in D, che in questo caso GeoGebra dà il nome di alfa, è misura 37 gradi, cambia o no? Se io spostassi D sempre sulla circonferenza in altre posizioni, troverei angoli diversi? Ecco, sì, no, non so. Troverei sempre lo stesso angolo? Misura sempre lo stesso? I triangoli sono diversi, hanno in comune solo il lato BC. Quindi sicuramente l'angolo in C cambia, l'angolo in B cambia, cambia anche l'angolo in D? Nessuno ha idea. La domanda è retorica, non cambia. Se osservate, l'ampiezza dell'angolo è sempre la stessa, qualunque punto io scelga. Questo è un teorema, è una proprietà importante della circonferenza. Per quale motivo l'angolo è sempre lo stesso? Un'altra cosa notevole, vediamo anche questa, è la seguente. Immaginate di costruire il triangolo che ha vertice nel centro, è sempre la corda BC. Quindi stavolta la corda BC la inserisco in un triangolo che ha come terzo vertice il centro. Andiamo a misurare l'angolo al centro, CAB. Non so se osservate, l'angolo al centro, beta, misura 74,34 gradi e se me lo mettete in relazione con l'angolo alla circonferenza di vertice D, vedete che l'1, l'angolo beta, è il doppio di alfa. Perché succede questo? Questo è legato anche al fatto ovviamente che l'angolo D, qualunque sia D, basta che stacchi la stessa corda, non cambia. Andiamo a vedere perché succede questo, qual è il motivo. Fatemi disegnare una circonferenza, dovrebbe, ecco,
non mi aiuta. Prendiamo il centro, stavolta lo chiamiamo O, e prendiamo una corda qualsiasi, A, B. Cominciamo con un caso semplice. Immaginiamo che il terzo punto C sia sì sulla circonferenza, ma facciamo in modo che AC sia un diametro. AC passa per O. E poi costruiamo il triangolo ACB. E chiamiamo alfa l'angolo in C. Alfa è l'angolo ACB. Questo angolo prende il nome di angolo alla circonferenza che stacca o individua la corda AB. È l'angolo il cui vertice si trova sulla circonferenza e i cui lati CA e CB staccano sulla circonferenza la corda AB o l'arco AB se preferite. Poi costruiamo l'altro triangolo AOB e chiamiamo beta l'angolo in O. AOB lo chiamiamo beta. Beta è l'angolo al centro che stacca la stessa corda, perché i suoi lati, OA e OB, individuano anch'essi la corda AB sulla circonferenza. Ok? Ora, dato che per definizione di circonferenza tutti i punti della circonferenza hanno la stessa distanza dal centro, che è il raggio, quindi OC è lungo come OB, che è lungo come OA e tutti misurano R, il raggio. Allora il triangolo COB è isoscele. Perché? Perché ha due lati della stessa lunghezza. OC è lungo come OB. Ok? Inoltre, dato che il triangolo COB è isoscele, e quando ho un triangolo che ha due lati della stessa lunghezza, okay, i due angoli alla base, cioè adiacenti al terzo lato, quindi nel nostro caso OCB e OBC, cioè questo angolo, l'angolo che abbiamo chiamato alfa, e l'altro angolo adiacente ABC misurano entrambi alfa, sono congruenti, perché in un triangolo isoscele gli angoli adiacenti alla base sono congruenti. L'abbiamo dimostrato a suo tempo in geometria. Ok? Non solo, ma se osservate, chiamiamo l'angolo COB, chiamiamolo gamma, questo angolo, sommato con gli altri due del triangolo COB, quindi gamma più alfa più ancora alfa, fa l'angolo piatto, quindi greco radianti o 180 gradi se preferite. Ma la stessa cosa vale anche per beta, perché essendo COA il diametro, COA sono allineati e quindi l'angolo COA è un angolo piatto. Quindi gamma più beta, anch'esso è 180 gradi. Da questo potete dedurre che l'angolo gamma, scusatemi, l'angolo beta vale il doppio di alfa. Cioè, l'angolo alla circonferenza beta che stacca la corda AB è il doppio dell'angolo, l'angolo al centro, scusate, beta che stacca la corda AB, quindi l'angolo che individua il segmento AB, vale il doppio dell'angolo alla circonferenza alfa che individua la stessa corda. Questo l'abbiamo provato nel caso semplice in cui CA sia il diametro. Se CA non è il diametro, se prendo una, diciamo
una circonferenza analoga a quella di prima, cioè con la stessa corda AB. E prendo un altro punto, per esempio C lo prendiamo qui, qui c'è O, qui c'è CA, qui c'è CD. Ok? Allora, l'angolo ACB, che abbiamo chiamato prima alfa, e l'angolo AOB, beta, sono rispettivamente l'angolo al centro, che vale beta, e alla circonferenza, che vale alfa, che staccano la stessa corda AB. Anche in questo caso vale per la proprietà di prima, certo, perché è sufficiente determinare, tracciare, fatemi disegnare in rosso, per esempio, il diametro che da C passa per O, ok, e abbiamo la stessa situazione di prima, perché? Perché introduciamo il punto, questo punto ausiliario, chiamiamolo D, e quindi l'angolo AD è la corda che ha come angolo alla circonferenza AOD, come angolo al centro AOD, alla circonferenza ACD, e per quanto abbiamo visto prima, l'angolo AOD, che stacca la stessa corda AD, è il doppio dell'angolo ACD, che è l'angolo alla circonferenza. Lo stesso vale per l'altro pezzo di angolo. L'angolo BOD è il doppio dell'angolo BCD. Se li sommiamo, abbiamo che l'angolo AOB sarà il doppio dell'angolo ACB. E quindi comunque l'angolo alla circonferenza vale due volte l'angolo. L'angolo al centro, scusate, è il doppio dell'angolo alla circonferenza. Cioè, ripeto due volte il ragionamento che ho fatto prima. Ok? La stessa cosa vale se l'angolo ACB non contiene il centro, se magari il centro C è qui, allora ottengo la stessa conclusione se faccio la differenza degli angoli al centro della circonferenza. La conclusione è la stessa. Quindi, in generale, qualunque sia in generale, se ho una circonferenza e prendo una corda qualsiasi sulla circonferenza AB, qualunque altro punto sulla circonferenza forma un triangolo ABC, ok? E l'angolo che i lati AC e CB formano, alfa, vale sempre il doppio dell'angolo formato dai raggi OA e OB, cioè la metà, scusate. Beta è sempre uguale a due volte alfa, qualunque sia C sulla circonferenza, non importa dove prendo C. E quindi tutti i punti C individueranno lo stesso angolo. Perché? Perché staccano la stessa corda sulla circonferenza. È chiaro questo, ecco perché nel disegno di prima con GeoZebra, se spostavamo D, l'angolo era lo stesso. Questo mi serviva come premessa al teorema della corda che ci riguarda più da vicino. Immaginate di prendere, quindi prendiamo. Torniamo alla nostra circonferenza di partenza. Non so se riesco a chiudere, no, non lo fa. Ecco. E prendiamo una corda qualsiasi, AB. Ok, immaginate, questo è il centro O. Di prendere il diametro passante per A e O e chiamiamo questo C. Chiudiamo il
il triangolo collato ACB. Allora, la prima cosa che possiamo dire è che l'angolo in B è un angolo retto. L'angolo ABC misura 90 gradi o pi greco mezzi. Perché? Perché è la metà dell'angolo al centro che stacca la stessa corda, ma l'angolo ABC, se AC è il diametro, stacca il diametro. Questo AC è il diametro, quindi quest'angolo è la metà di questo, che è 180 gradi. Quindi il triangolo ABC è retto, è rettangolo. Per cui se C è l'angolo alla circonferenza che stacca AB, quindi se questo è il nostro angolo alfa, alfa è la misura di ACB, allora possiamo applicare a questo triangolo le tecniche di risoluzione dei triangoli rettangoli che abbiamo già visto. Quindi, per esempio, il rapporto tra AB, che è il cateto opposto ad alfa, diviso l'ipotenusa, che è AC, vale il seno di alfa. Quindi cateto opposto diviso ipotenusa. E quindi, invertendo la relazione, la corda AB ha una lunghezza che vale l'ipotenusa AC per il seno di alfa. Ma AC è il diametro della nostra circonferenza, quindi misura due volte il raggio. Quindi la corda AB può essere espressa come la misura del diametro, due volte il raggio, per il seno dell'angolo alfa. Attenzione, e qui viene il bello. Questo vale in realtà qualunque sia C. Non è necessario che il triangolo ABC sia rettangolo. Perché? Perché l'angolo alfa ha lo stesso valore qualunque sia la sua posizione. Basta che stacchi la stessa corda. Quindi qualunque sia il nostro triangolo. Quindi se io prendo una corda qualsiasi, AB, e un punto C dovunque, ok, non è necessario che ci sia il diametro, se questo è l'angolo alfa, la corda AB è esprimibile come la misura del diametro della circonferenza per il seno dell'angolo di un angolo qualunque alla circonferenza, basta che stacchi la stessa corda. Questo prende il nome di teorema della corda. Ok? Lo ripeto. Se considero una circonferenza di raggio R, qualunque circonferenza, e prendo due punti sulla circonferenza, A e B, quindi traccio la corda AB, la lunghezza della corda AB è esprimibile come il prodotto tra la lunghezza del diametro 2r moltiplicata per il seno di un qualunque angolo alla circonferenza che stacchi quella corda. Quindi tecnicamente prendo un terzo punto C, congiungo C con A e C con B, produco, quindi creo, disegno il triangolo ACB. Non è detto che questo debba essere rettangolo per forza. In ogni caso, se ACB è l'angolo della circonferenza che stacca AB, angolo alfa, allora la lunghezza di AB è esprimibile come il diametro per il seno dell'angolo alfa. Ok? Ci sono domande? Come diretta conseguenza, del teorema della corda, questo ci permette di dare un'interpretazione alla proporzionalità tra il lato di un triangolo e il seno dell'angolo opposto, cioè il teorema dei seni. Ok? Immaginate di prendere un triangolo scaleno qualsiasi, nessun problema.
B, C. Ora, è sempre possibile determinare la circonferenza C passante per i vertici del triangolo A, B e C. Per quale ragione? Beh, se ci fosse una tale circonferenza, dovrebbe avere il centro equidistante da A, da B e da C, cioè il centro O della circonferenza dovrebbe essere tale che OA è lungo come OB e lungo come OC. Esiste questo punto? Certo che esiste. È il punto di intersezione degli assi di due qualunque dei tre lati, perché anche il terzo sarà sullo stesso punto. Perché prendiamo per esempio l'asse di AB, cioè la retta che passa per il punto medio. Perdonate il mio disegno, che non è sicuramente perfetto, ed è perpendicolare ad AB. La proprietà dell'asse di un segmento è questa: tutti i punti dell'asse sono equidistanti dagli estremi del segmento. Poi prendiamo l'asse di BC, questo la disegno in rosso. Più o meno, ecco. Anche questo è perpendicolare a BC. Il punto che cerchiamo è l'intersezione dei due assi, questo è O. Perché? Perché O, fatemi disegnare in viola, siccome appartiene all'asse di AB, è equidistante da A e da B. Questi due segmenti sono identici, in quanto appartenente all'asse di AB. Ma siccome appartiene anche all'asse di BC, perché è l'intersezione dei due assi, OB è lungo come OC. E quindi per la proprietà transitiva OA è lungo come OC, per cui O appartiene anche all'asse di AC e quindi ha la proprietà richiesta. Quindi è sufficiente intersecare l'asse dei due lati e otteniamo il centro di quella che si chiama circonferenza circoscritta al triangolo, che adesso disegno magari in verde, se ci riesco. Questa sarà la nostra circonferenza. Passa per. Ecco. A, B e C. Ok? Ma il teorema dei seni ci dice che se in A c'è l'angolo alfa, in B mettiamo l'angolo beta, in C l'angolo gamma. Okay, quindi AB è il lato C piccolo, AC è il lato B e BC è il lato A. Il lato A fratto il seno di gamma vale quanto il lato B fratto il seno di beta, che vale quanto il lato C fratto il seno di gamma. Questo è alfa, scusate. Cioè ciascun lato è proporzionale al seno dell'angolo opposto. Ma abbiamo appena visto che se considero il lato A, quindi la corda BC, alfa è un angolo alla circonferenza che stacca la corda A. Quindi dal teorema della corda mi viene che il lato A vale 2 volte R per sen alfa. Se considero il lato B, l'angolo beta è l'angolo che stacca la corda AC, cioè quindi lato B, quindi B vale 2R per il seno di beta. Analogamente vale per il lato C, che ha come angolo opposto gamma, quindi C vale 2R per il seno di gamma. Quindi il rapporto tra lato e seno dell'angolo opposto è uguale in tutti e tre i casi perché? Perché è uguale al diametro della circonferenza circoscritta al triangolo. Quindi il teorema dei seni viene interpretato anche utilizzando il teorema della corda. Quindi perché in un triangolo qualsiasi
ciascun lato è proporzionale al seno dell'angolo opposto, perché il rapporto tra lunghezza del lato diviso il seno dell'angolo opposto non è altro che il diametro della circonferenza circoscritta a quel triangolo, che abbiamo appena visto è sempre possibile determinare. Ok? Ci sono domande? Molto bene. Questo era l'ultimo teorema. Quindi riassumendo, abbiamo visto, prendiamo sempre il nostro triangolo qualsiasi, triangolo scaleno. Questo è il lato alfa opposto all'angolo A. L'angolo beta opposto al lato B, l'angolo gamma opposto al lato C. Abbiamo visto che il teorema dell'area, l'area del triangolo è esprimibile, chiamiamola superficie S, come il semiprodotto di due qualunque lati, per esempio, che ne so, A e B, per il seno dell'angolo compreso tra questi, gamma, oppure un mezzo BC sen alfa, oppure ancora un mezzo C A sen beta. Teorema dell'area. Poi abbiamo visto il teorema dei seni, appena enunciato, il rapporto tra lato e il seno dell'angolo opposto è lo stesso per tutti i lati. Ci oppure l'inverso, sen alfa su A uguale a sen beta su B uguale a sen gamma su C. Poi abbiamo visto il teorema del coseno. O di Carnot. Chiamato anche così in generale, la lunghezza di un lato al quadrato è esprimibile come la somma dei quadrati degli altri due lati meno il doppio prodotto dei due lati per il coseno dell'angolo compreso tra questi. E vale per un lato qualsiasi. E infine il teorema della corda. Qualunque sia la corda AB in una circonferenza, questa è esprimibile come il diametro 2R per il seno dell'angolo alla circonferenza che stacca quella corda. Fatemi fare il disegno per chiarezza. Okay. Con questi quattro strumenti si dovrebbe riuscire a risolvere tutti i triangoli. Esercizio, esempio. Prendiamo uno sul testo. Siete mai stati a Londra? Sicuramente sì. E mi auguro che abbiate visto, magari ci siete andati anche sopra, il London Eye, che è una ruota panoramica, eccola qui, che ha un raggio di circa 64 metri. E immaginate, fatemi disegnare la ruota. Voi siete in questa posizione, posizione A per esempio, e osservate vo due vostri amici, uno nella posizione, qui il testo li chiama R e l'altro lo chiama P,
E rispetto all'orizzonte, fatemi tracciare la linea d'orizzonte che più o meno è questa, l'angolo, questo chiamiamolo O, su cui vedete la posizione di R, quindi OAR, vale, qui ce lo dà 80 gradi. L'angolo sotto il quale vedete la posizione di P, quindi OP e OAP, scusate, vale 25 gradi. La domanda è: qual è la distanza di P da R? Quanto sono lontani i vostri due amici su due cabine diverse della ruota? Qui, ovviamente, possiamo usare il teorema della corda. Ci interessa la lunghezza della corda di R. La lunghezza di PR per il teorema della corda vale il diametro, quindi 2 volte il raggio dell'ondonai, per il seno dell'angolo che stacca PR, quindi dell'angolo RAP. Ma se abbiamo i due angoli OAR e OAP, l'angolo che ci interessa, RAP, lo otteniamo per differenza, l'angolo OAR meno OAP. Nella fattispecie 80 gradi meno 25 gradi, 55 gradi. Quindi la distanza dei nostri due amici sulla ruota dell'ondonai, R, vale 2 volte 64 metri per il seno di 55 gradi. Chissà se mi sono ricordato, per fortuna. Eccolo qui, e abbiamo 2 per 64 per il seno di 55. 104,8, approssimiamo a circa 105 metri. Confermo. Ok. Domande? Bene. Proviamone un altro, c'è un altro che volevo provare a fare con voi. Vediamo se lo trovo. Ricordo più a che pagina era. Questo l'abbiamo fatto. Eccolo qua. Se riesco a ingrandire. Immaginate che sia il suolo, questo terreno. E qui ci sono due persone, una nel punto che il testo indica, il punto P, e una nel punto G, sono i nomi Gianni e Paolo, appunto, che osservano un elicottero in volo, punto E. Qui Paola osserva l'elicottero rispetto all'orizzonte con un angolo di 44 gradi, chiamiamo questo angolo alfa.
mentre Paolo qui osserva lo stesso elicottero nello stesso istante sotto un angolo beta di 38 gradi. La distanza tra Paolo e come si chiamava l'altro, Gianni, scusate, questo è G, non P, G misura 250 metri. La domanda è qual è la quota a quale sta volando l'elicottero. Questo è un sistema abbastanza usuale, al di là dell'esercizio, per posizionare degli voli in volo. È sufficiente un rilevamento simultaneo da due stazioni radar a terra. Basta sapere qual è la distanza tra le due stazioni e i due angoli di rilevamento e si riesce a posizionare in modo univoco il velivolo individuato. Okay. Quindi ci serve, tecnicamente abbiamo un triangolo di cui conosciamo la base e i due lati adiacenti alla base. Vogliamo determinare, attenzione, l'altezza del triangolo. Ok? Dato che i due angoli alfa e beta non sono congruenti, non sono della stessa ampiezza, il triangolo non è isoscele. E quindi la proiezione di E sulla base, chiamiamolo punto H, non è il punto medio. In generale non lo è. D'accordo? Come individuiamo l'altezza H? Qualcuno ha qualche proposta? Possiamo utilizzare anche il teorema dei segni, sì, come? Non è l'unica possibilità. Qui attenzione, non ci interessa uno, cioè i lati che otterremo per applicazione diretta del teorema dei segni, va bene, ci interessa l'altezza. Lo facciamo così. Se conoscessimo anche uno qualunque dei due lati obliqui PE e DG, potremmo esprimere l'altezza H, o il lato EH, come preferite, utilizzando ok, concludo con questo esercizio, poi chiudiamo, utilizzando il fatto che PE e PH è rettangolo, no? Perché questa è l'altezza. Quindi questo potremmo dire che vale PE, per esempio, per il seno di alfa. Ok? D'accordo? Ma come riusciamo a conoscere PE? Beh, PE potremmo usare proprio il teorema dei segni. Perché? Perché PE, che non conosciamo, è opposto a un angolo noto. Beta lo conosciamo. L'angolo in E, chiamiamolo, che ne so, in pratica ci rimane il gamma, lo deduciamo dal fatto che conosciamo alfa e beta. L'angolo gamma è 180 gradi meno la somma 38 più 44. Quindi PE, il lato PE, possiamo riprenderlo come, dal teorema dei segni, fatemelo scrivere un poco meglio, PE fratto seno di beta vale quanto la base PG che conosciamo fratto il seno di gamma. Quindi PE posso calcolarlo come PG
fratto sen gamma per sen beta. A questo punto utilizzo questa espressione in H, quindi l'altezza H o il segmento EH, la quota dell'elicottero, vale PE che abbiamo appena visto, quindi PG fratto sen gamma per sen beta, moltiplicato ancora per il seno di alfa. Nel caso specifico abbiamo G che era, mi ricordo bene, 250 metri, 250 metri, fratto, ora avevamo 70 meno 38 meno 34 che fa 98, il seno di 98 gradi Ma voi per... erano, scusate, tutto a posto, siete vivi, state bene, perfetto, così mi piace. Buon lavoro. Per il seno di beta, che è beta, qual è? Beta, ecco, 40, 40, no, 38 gradi, 38 per il seno di alfa, 44 gradi. Quindi 250 diviso il seno di 98 per il seno di 38, per ancora il seno di 44 e viene circa 107,96 metri, diciamo, approssimiamo a 108 metri. E per oggi, ci sono domande? Per oggi chiudiamo qui.